Ciao polpetta. Non so da dove mi è venuta l'idea di spegnere la luce e accendere la torcia. Oddio, voglio accendere la luce! Ok, volevo solamente fare un intro decente, un po' più cupa, però non ci sono riuscita. Il che vorrà dire che è 1, 2, 3. Tada! Ora voi, ma questa è una strega, non ha stoppato il video e poi riacceso, stoppato il video, chiuso il video e poi riacceso un altro video. No, è una strega, io sono una strega su certi argomenti. Allora, niente. C'ho sete. Ok. In questo video non l'avrete sicuramente letto dal titolo. Questo video andrò a fare la parodia barra reaction barra ironia della canzone di Saluto Antonio. Sì, yeah. E niente, iniziamo. Tutto bene e niente. Partiamo dal fatto che c'è un sole che nel trepoco che so, mi scioglie la plastica dentro al mare in 10 minuti. Cioè, perché di solito la plastica dentro al mare si scioglie in tipo 1000 anni pass. Oppure un sole che mi spacca le pietre perché mi dici buonasera. Cioè, incoerenza, incoerenza. Capivo se potevi dire buon pomeriggio, vabbè. Cioè, magari in quel caso ci sarebbe stato un po' di coerenza. Però qua non c'è coerenza. E niente, continuiamo. Sono sopra un macchinone, dietro c'è un femminone. E niente, dopo vado, esco, mi faccio un giro. Rima, macchinone, femminone. Oh, simpatico il ragazzo. Mi dovete dare un premio, un premio. In questo caso un premio Nobel. Nobel, non Nobel. A parte che i premi Nobel sono una cosa di fumetti, vabbè. Però a lui gli diamo un premio Nobel, Nobel. Vabbè. E niente. Il ballo che fa è comunque molto traumatizzante. Se non l'avete visto, fa tipo un ballo. Vabbè, ma non mi voglio alzare perché sono proprio una sfaticata. Fa tipo un ballo. Vabbè, oh, fa un ballo. E niente. Lui muova, esce. Ok. E va in giro con gli amici. Che vado lì per con gli amici. E niente. E questa è la giornata. Con la mia mamma, la mia bimbi, poi accendo la TV e mi guardo la Champions League. E niente, e quella è la sua giornata. Lui la passa con la sua amata, la sua big. Poi si guarda la Champions League. Che poi però, cioè, dico io, perché chiama la sua amata big? Non la può chiamare per nome, non la può chiamare amote, so, panine e pomodoro. Ok, va bene, sto zitto. Lui giustamente chiede al padre se è vera la cosa che sta dicendo, che sta cantando nella canzone, tu girati che ti togli, che ti giri sempre. E il padre gli fa. Gli dice, mamma mia, ma che sto guardando il calcio. Ovviamente non si sente, ma tipo intendeva quello. Che ora è? Bene. E niente.
come fa saluta Antonio, no, la parte che fa saluta Antonio, c'ha una faccia tipo, c'ha un'espressione faccia tipo troppo, troppo cute, cute, tipo una cosa del genere, oppure non la so imitare. No, no, una cosa molto più tenera. E tipo fa saluta Antonio. Ok, la musica è orecchiabile, ma anche al collo, ma anche molto. Oddio. Lizzy, dimmi che sei tu il mio gatto. Bene. Cose strane appaiono in un video. E niente, continuiamo a guardare il video. Buonasera, salutiamo. Se già lo dico, sai come mi chiamo? Buonasera di nuovo anche a te, anche se sta un sole che, come ho detto prima, ti scioglie la plastica dentro al mare in un settigiorno. Ma vabbè. Buonasera. Salutando. Saluta, saluta, saluta Antonio. Senti la mia frase, ti mando al manicomio. Ecco chi sono. Già so che... Cioè, già dal fatto che sto ascoltando la tua canzone per sforzo, è una cosa proprio che mi sta qua. Poi più tu mi leggi, mi dici questa frase, saluta, saluta, saluta Antonio, e mi mandi pure al manicomio, non solo mi rimarrà impressa la canzone insieme alle tue espressioni facciali cute, ma mi ha pure mandato al manicomio, cioè oddio, ma mi fai venire l'ansia. Dall'Italia ho conquistato tutto il mondo. Saluta Antonio, non ti devi preoccupare, da nord a sud, ormai sono virale. Senti sto pezzo, ma ricorda intanto, saluta Antonio, io farò altrettanto. E niente, per oggi questo è quanto, sentiti il mio rap, sentiti il mio canto. Mi trovi ovunque, qualsiasi canale, saluta Antonio, nuovo inno nazionale. Già il fatto che saluta Antonio... Ha detto proprio, allora questo qua che si chiama Marco, ha detto: Sara, fai con calma, fai non fare rumore. Vabbè, a parte che questo che si chiama Marco ha detto lui stesso che saluto Antonio potrebbe diventare un nuovo inno nazionale. Già me lo sto pompando qua dentro nell'orecchio. Non solo il manicomio che mi vuole mandare in manicomio, non solo il fatto che me lo sto subendo ora, ma pure l'inno nazionale. A parte che la canzone è durata tipo... 3 settimane, 4. Quello è ketchup e piccante. Non lo so. A parte che quella canzone è durata 3 settimane, 4 massimo. Quindi inno nazionale non credo. Dai, che non è così piccante. E quindi niente, continuiamo. Bene, e niente, sono sul lettone. Mi guardo sto femminone. E niente. Mi sono alzata all'1:06 e lui è Angelo J. E lei è mia sorella Sara. E questa è una bottiglia che ti manda un bel paesino, ma però tutto tranquillo. Ma bevo pure l'acqua. Ci adoro. Ma adoro, l'adoro la profuma. Oh, ti ricordi la canzone? Oddio. Tu l'hai mai cantata? Questo è il mio nuovo libro di religione. Argomenti che non c'entrano, però continuiamo. Beh, mi sa che la canzone è quasi finita, sai? Però non ce ne frega. Noi la parodizzeremo tutta, dall'inizio alla fine. A parte che alcuni pezzi di Bali non li ho fatti vedere. Però. Alza da l'1:06 e lui è Angelo J. E niente, dopo vado, esco, mi faccio un giro in bici e danzo con le mie danzatrici e vado lì per con gli amici. È vero, signor Antonio. Saluto Antonio. Saluto Antonio.
una cosa di cui ne vorrei parlare, che mi ha fatto infuriare, è stato il fatto che mi sa che quello c'ha 12 anni, 16 anni, volevo dire. Stavo con la birra in mano, stavo così con la birra a fare così. Dico io, ma Antonio sta a guardare la Champions League ancora, fammi capire. Antonio, saluta! Non l'avevo acceso, però non ce voglio di accendere. Vabbè, a parte che mi sa che non stanno le pile. Però, Antonio, salutalo un poco, che questo se ne sta andando fuori di testa. E niente. Ora vado, mangio. E chi si è visto, si è visto. Niente polpette, spero che il video vi sia piaciuto. Commentate, condividete, mettete like al prossimo video che uscirà molto probabilmente. L'ho ripetuto due volte, non so il perché. Domani, e questo uscirà oggi. Teorie complottistiche. E niente, ciao. Raga, ricordatevi che questa è ironia. Okay.